Noi questa mattina andremo proprio su, andremo lì a vedere, perché questo, ragazzi, state... E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, con un inizio così, l'episodio di oggi non potrà che essere strabiliante. No, no, non scherzo. Ok, ma adesso andiamo per gradi, perché stamattina vi voglio portare con me a visitare uno tra i borghi decisamente più interessanti e probabilmente più ben conservati di questa fetta di Appennino, e cioè le Terre di Castelli. Eh sì, un territorio tutto da scoprire, con un patrimonio culturale di tutto rispetto. Insomma, il paesano di provincia, tra borghi storici e molteplici castelli medievali. A proposito, se vi state chiedendo, ma dove stiamo andando così di fretta? Volete saperlo? Volete proprio saperlo? Comunque vi stavo dicendo che questa mattina sarà molto particolare, perché questo è davvero, e non scherzo, questo è un borgo di quelli proprio dove uno deve andarseli a cercare, perché non è che uno se li trova così, quindi... Buongiorno, signor Gallo! Arroccato su uno sperone di roccia e circondato da una corona di monti, signori, a voi Monte Corone! Senza dubbio una delle vedute di maggior fascino di tutta la montagna modenese. Comunque non è facile trovare un posto così dove fotografare l'intero paese in una botta sola. Allora amici, ci siamo. Questa mattina devo dire che è una di quelle abbastanza frizzanti, ecco, perché si incomincia con un sole splendente. Siamo in una zona delle Terre di Castelli che è eccezionale. Questo è l'oratorio di San Rocco. Da qui in su incomincia a prendere piega, diciamo, la parte storica del borgo antico. Da quella parte lì si va verso la chiesa e su di qua invece si va verso il paese, quindi noi ci faremo il nostro giro completo attorno al paese e da lì, insomma. Domandone mattutino per tutti voi: ma di che specie sarà il signor Gallo? Dov'è poi che non lo vedo? Eccolo! Ora sì che siamo al completo. E allora, amici, bonjour a tutte le monde! E anche a lei, signor Gallo, dal borgo medievale di Monte Corone. Rimanete lì dove siete, amici, perché quest'oggi il paesano di provincia vi coccolerà con un altro episodio dedicato ai borghi storici. Il borgo che vediamo è tipicamente medievale e di pregiata bellezza, caratterizzato da edifici in pietra decorati da portali di arenaria, costruiti tra il 400 e il 600. Si trovano inoltre svariate strutture ecclesiastiche, fra cui troviamo anche l'oratorio seicentesco di San Rocco. Non qui, ma quello che abbiamo visto giù. Allora amici, buongiorno da Monte Corone. Siamo qua sul borgo eccezionale, uno tra i più incantevoli di questa zona. Sono le 8 di mattina e questo sta dando la sveglia all'intero paese, l'intero vicinato, anche perché qui siamo in una frazione di Zocca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, e questo è il campanile di Monte Corone. Ed è proprio qui, in cima al monte, che si trova la chiesa parrocchiale dedicata a Santa Giustina. E noi siamo qua a goderci qualche attimo di serenità sul colle di quest'angolo pittoresco, al confine con la provincia di Bologna. Ma Monte Corone è anche natura. La piccola valle su cui sorge il paese è dominata da un'imponente parete rocciosa, stile canyon, conosciuta a tutti come il Sasso di Sant'Andrea. E si trova esattamente lì, e tra un po' vi ci porterò con me. Anche qui un tempo si trovava un castello,
un fortilizio di fine 200, conteso a lungo sia dai modenesi che dai bolognesi, come, ahimè, la maggior parte di queste terre durante quel periodo di fastosità, profonda devozione, poco benessere e tanta povertà. Oggi è cambiato tutto, perché pace, curiosità e cordialità sono alla base del tessuto urbano di questo piccolo grande borgo. Tutto qui. Sveglia, sveglia amici! Preparatevi per una breve camminata attorno al Sasso. Ci siamo, allora abbiamo Monte Corone lì su. Questo percorso ci porterà al Sasso di Sant'Andrea, quindi non aspettiamo altro, andiamo a vedere. Ecco, e quello lì in fondo è il Sasso. Regia, zoomi regia. Oh, andremo a vederli tutti e due. Ci saliremo sopra e vedrete che panoramica da lì. Una ventina di minuti di camminata trecchettona, ragazzi, mi sono messo anche gli stivaloni da trecchettone. Dunque, Sasso di Sant'Andrea, secondo me giù di qua no, secondo me no. Cos'è questo? Aspetta, qui ci deve essere un altro sentierone. Penso che questa sia il percorso giusto. Sì, di là va benissimo, signor paesano. Forse è anche il sentiero più breve, mi hanno detto. Insomma, non ci siamo ancora, c'è ancora un po' da fare, un po' di strada da fare, perché insomma il sentiero è abbastanza, no? E quindi si prosegue, non so se avete notato. Sì, abbiamo notato. Oh, comunque, gran giornata, caldo ma piacevole. Fino a qui un sentiero poco aggressivo, arieggiato, e lì c'è la montagnola sulla quale saliremo per raggiungere il Sasso. Eccolo lì. Tra un po' saliremo lì su anche noi. Dunque, allora vediamo. Che dice? Sasso. Vai, si continua. Oh, certo che qui si è incupito tutto. Comincia a tirare, Si sente la salitona. Minchia, quando si arriva? Ma questo è. Siamo sul Sasso. Non ci posso credere. Pensavo di fare dell'altra salita. Invece siamo sul Sasso di Sant'Andrea, ragazzi, e qui di fronte a me abbiamo il magnifico borgo di Monte Corone, e qua siamo sul Sasso. Cioè, vedete questa roccia di arenaria che, ecco qua, fantastico, ragazzi, ci siamo. Questo è il Sasso, tutto qui. La pianura è lì, non si vede, però è lì. Adesso siamo nel parco regionale dei Sassi di Rocca Malatina, ecco che questi sono molto simili anche come costituzione, insomma, di sedimento, ecco, e sono uguali, solo che hanno un'altra forma, hanno un'altra accessibilità, ecco. I Sassi, come avete visto anche nel video, se non l'avete visto ve lo consiglio, sono molto ripidi, no? Cioè, quindi lì è abbastanza dura. Sorprendentemente è stata più dura a scendere che a salire, perché se uno non è molto abituato, insomma, a camminare o a fare dello sport in generale, si sente nelle gambe quando si torna giù. Però questo è tutto qua, cioè si sta qui, ci si fa il giro, ci si gode questo attimo, e poi sì, insomma, la panoramica è eccezionale, come potete anche notare voi da qui. Adesso il giro che abbiamo fatto è molto, però la panoramica è... quasi quasi c'è un altro pezzo lì su, che questo è leggermente diverso, c'è un piccolo sentierino qua che si può fare,
Beh, allora amici, se siete ancora qui a guardare questo video e vi è piaciuto quello che avete visto fino adesso, da Monte Corone fino ad arrivare al Sasso, su in cima, perché questa è la cima del Sasso di Sant'Andrea, vi potete ormai iscrivere e seguirmi, lasciate un likettone estivo. Roccioso, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e nel frattempo guardate un qualche altro video del paesano di provincia. Da Monte Corone e il suo Sasso di Sant'Andrea è tutto, vi do appuntamento al prossimo video, ciao a tutti.